Siamo partiti. Allora, io ho già visto qualche cassino, ho visto tipo fino a qui. Ho Cassi. visto un pochettino di roba, quindi possiamo già skippare. Opinioni finora. Sembra interessante dove vogliono andare a parare. E già questa cosa che c'era, come si chiama, Vor, che se n'è andata così perché comunque voleva seguire i suoi, che voleva diventare anche il Master anche lei, però a modo suo, anche se non sappiamo No, in effettivamente i realtà motivi. da quello che ho capito io, parlando solo di quella missione, perché ovviamente non voglio farti spoiler, però l'idea di Vorre è che la ragione per cui non vorrebbe in realtà diventare una Keyblade Master è che questa cosa la separerebbe dagli altri. Ok, sembra che sia tutto a posto. Ok, sembra tutto sia pronto, funzionato. Partiamo. Ok. Sì, in effetti, oh, io ho paura per Urd, secondo me muore malissimo questa cutscene. Se morissi io. Come se fosse di Zeanor, certo. Darkness. Aia, aia. Oh, attenzione, una nuova. Se vabbè. Devo mettermi la scelta da qualche parte. Vala. Vedi che inizio con l'ha visto i nomi. Sì. Quasi Ah, tutti. giusto. L'avevo già detto in passato, però lo ridico qui. Io la chiamo Lushu e Odin. Tu, Michele, lo sai già, non dirmi niente, ma già lo sai. Ok. Secondo me è Odin, perché Sono io, mi Lush. sembrava che ne sapeva un po' troppo Odin nelle casse precedenti. Ok, che è un master e cose così, però. La mia visione. Sì, droga. Però non c'è nulla. Va bene, anche io mi farei due domande, sai com'è? Come te le faresti? Qui c'è sotto qualcosa. Due.
un ninja. Dovrebbe chiamarsi Vali lui. Allora, da come parlava mi sembrava un po' troppo Lushu. Io adesso qualsiasi personaggio vedo penso sia Lushu. Però effettivamente da come strategiava mi sembrava un po' troppo Lushu. Sei troppo imparanoiato. Sei troppo imparanoiato, basta. La canna. Nessuno è Lushu. Solo tu sei Lushu. Lushu. Credo che potrebbe mettere qualcosa a protezione di quella rosa. No. La rosa non può essere protetta se esplode, Andrew. Dovresti saperlo. Jack Frost. Un anno dopo. Allora, qua bisogna capire. Oh. Ah, ok. Questa scena in teoria torna in un'altra veste più tardi. Ok. Sì. Bello vedere No Heart. Zea No Heart. Ah no. Ok, quindi qua è già parlato di un coso. Ha già parlato col master. Che ci faceva il Master of Masters? Cosa intende la singolarità? Wow. Warning. Ok, riesco. Beh.
Dai, voglio più roba, dai. Era più o meno. Esatto. Ah, minchia, gli ha rubato il keyboard. Comunque, sai cosa stavo pensando? Il merger di Discovery e cosa? E come non si trattano le proprietà quando acquisisci un'altra casa di produzione? Mentre Disney è stato il contrario. Disney ha fatto l'esatto contrario. Le ha tolte dalla piattaforma in cui erano per metterle nella sua, effettivamente rendendo la sua piattaforma migliore. Effettivamente Disney Plus ha giovato dall'aggiunta delle cose che erano su Fox. Ah, in quel senso. Sì. Mentre Warner Discovery ha tolto metà delle cose da HBO Max. Non è male. Che mi sembra?
Braghi, minchia, oh, mannaggia la miseria. Minchia. Ah. Vale. Guarda, già fa un po' fiero. Fiero. Sì, ma infatti vogliamo parlare di questo. Cioè, tutti apprezzare il sultano, come ha detto Cesiro, però in realtà c'è povertà, bambini, poveri. It's over. All card maxed. Ecco fatto, maxa tutte le carte. Che tolgo, mo? Perché ovviamente sto coso mi toglie tutte le cure, perché sono meno forti rispetto alle altre carte che ho adesso. Vabbè, te l'ho detto, basta che metti... Vabbè, la pozione 2 tanto ti cura anche se è secondaria. No, l'ho tolta la pozione 2. Ah, è tolta. Vabbè, mettiti, cosa ne so, Topolino, quello che cura, Merlino cura come sub effect. Interessante come loro sono di... Come? Sono quelli che possono entrare nella caverna. Sai cosa mi sa che metto Minnie? Sì, perché tanto quando scendi oltre il certo tot ti cura comunque. Il problema è se l'hai già usata. Il punto è un altro. Topolino non è sicuro. Perché Topolino rischia di farti l'attacco normale. Dipende. Non devi non curarti quanto serve. Ma il punto è che potrebbe non curarti quanto serve. Quanto ha Topolino maxato? Un attimo. Ho appena iniziato il giro, non voglio finire prima di fare tutte le cose. Quindi lo saprai nel lontano.
Minchia, 1400. Ah, sì, perché loro hanno capito che non possono toccare proprio niente. Sì, non sono stupidi come Abu. No, dico per il tappeto. Ma il tappeto in teoria si poteva toccare. Sì, ma loro, sì, ma loro non lo sanno. Cammina come un... Questa forse è la cosa più divertente che dirà Seno. Ma quello è Heracus, giusto? Sì, cammina come un tappeto. Questa è la cosa più divertente che dirà Seno, probabilmente. Stefa. Io? No, era così. Era così, sta segando. E chi gliel'ha detto? Tutti. Topolino a 80. Ah, che quindi là c'è qui. Ah, ma quindi ha convinto anche loro, scusa, allora com'è possibile? Vabbè, facciamo stare. Ora sono tipo Dio. Di rubarli perché vanno pazzi. Oh!
Su! Oh, qualcosa che fa stanno. Nice. Vai, poi. Ah, come si chiama? Non mi ricordo. Cosa? Ah, Fight for What's Lost. La soundtrack. Ah, quei due sono boss, sappilo. Immaginavo. E si trovano a 5 stelle. Per rifarle. Oh, tu guarda che si rivede. Il ragazzo di colore. Mi piace il suo design comunque.
37. Voglio provare per una cosa. 37. Sono fiero di me. Attempting to locate the new Seven Hearts. So? Yeah. It wards off darkness. It's useful. Told ya. So, how'd it go? The tour. I learned the reason for my existence. Oh, tell me more. All around the world, people live seemingly peaceful lives. They believe themselves to be moral and virtuous, but it's all an act. Darkness lurks in the pit of everyone's heart. Their light is a total farce. Sounds like your trip around the world opened your eyes, but you got a little bit more than you anticipated. You must have seen a lot of darkness. Those who are weak and who desire greater power simply strip the strong of their power and convince themselves they've earned it. Strength. It surpasses the regular tainted by become the ultimates. They believe what they want to believe, using hollow reasons as justification. They repeat this cycle, and their darkness grows. So you're saying the weak feel the need to justify their actions to maintain a sense of self. Can't let that slide? No, it's better they be ruled by darkness. People carry delusions of having power, but it's a lie. They are but sheep pretending to be wolves. Though I admit, I can understand why. Oh, I've never heard that one before. A Keyblade wielder willing to side with the darkness? Why not just let them be until the darkness consumes them? Because left alone, the world would fall to chaos. Yeah. There needs to be order. You sure about that? Why not just sit back and watch it play out? Understanding hearts is difficult. More so the emotions within. I simply realize that it's easy to dismiss what you don't comprehend. All right, all right. The world needs you. I'll grant you that one. I don't know what I can do, but I will act. What comes next is too important. I suppose letting false light dictate the future might be a pretty lousy move. So, you can make a change. You have that power. What do you want for the world? Power, eh? Who knows? My training's coming to an end, and the exam's not far off. Maybe I can gain some clarity then. You're letting the exam decide? Listen to me. The results don't matter. Okay, ora voglio you provare il nemico di livello 85. You. Sounds like you already know potente. Where you're headed. Aia. It's funny. Somehow. Mi ha fatto quasi 400 di danno. Lui con un solo attacco. Yes. Even this coat. There's something familiar about it.
Però voglio provare a batterlo almeno una volta, perché uno è uno slot che mi manca nell'inventario dei, dei mostri. What do you mean? E due, voglio vedere quanto mi dà. You're going to outgrow it. How so? If you truly possess great power, the darkness can't control you. You won't need a silly old coat to stay safe. In fact, you'll be the one controlling the darkness instead. Me, on the other hand, I'm too much of a scaredy cat to ever take mine off. Master. Master. Who are you, really? Some kind of fortune teller? I'm not one. Well, I could lie and tell you that's what I am when I'm actually a brilliant artist or even a scholar. I can tell you that I dream of world peace when I'm actually planning for its destruction. The truth is what you see with your eyes, not what you hear. So, your name? So, your name? What did I just... Never mind. I guess there's no harm. My name is... What? Am I lost? What? Oh. I'm a lost man. Non ce lo vuole dire in modo... Bastardo! In realtà il suo nome è Poto. Master? May your heart be your guiding key. Minchia, mancano ancora. Minchia, manca ancora un'ora e venti di film. Un'ora in passo di filmati. Puttana vacca. Eh sì. Ma il finale dura, sono filmati proprio, filmati a go-go. Considera che praticamente le ultime missioni hanno filmato ognuna almeno. Ok. 65 anni dopo. Cosa? Seriamente solo 10.000? Però il vento sono sto indossando. Il primo mentore. Lui, chi è? Oh, che bellini. Terra e acqua versione Union Cross. Acqua è bellissima. È troppo bellino. Cibi, ma comunque con le tette. Lightly jiggle. Io se ci sono cutscene che ci sono state anche in giochi precedenti, le voglio mettere tutte. Tipo comparison. No, comparison, mettere l'audio.
l'audio delle cazze in doppiata. Ah, che... qualcuno ce n'è stata, giusto? Mm. Anche questo dovrebbe essere, almeno in parte... No, in... le cutscene delle prime cose di BBS. Ah, ok. Questo dovrebbe essere delle parti dove viene introdotto Ventus agli altri. Sì, sì, sì. Prima c'era quella là di coso lì, di Eracus e Xehanort, che vengono fatte cicatrici ad Eracus. Mm. Ma mi pare che nel gioco, che in BBS non si vedesse dove gli fa le cicatrici, no? Sì, si vede dove le fa le cicatrici. Sì, si vedeva. Sì, sì. Mi sembrava di no. Eccolo. I am Ventus and right now I'm a blank slate. Oh boy, is he okay? I'll go see. I'm Terra. Oh, attenzione, attenzione. Il discorso tra Eracus e Xehanort non avevamo visto.
Ho sempre maledetto, mamma mia. Io proprio morta malissimo, proprio. Usare Balder come compagno. No. Ok, quindi vanno nell'Underworld. Sì. Baldur. Ah. Sì, anche per un attimo mi sta successo quando non chiedevo quanto. Torno subito. Ok. Welcome to the game. Ah, yeah. C'è un pubblico, cioè. Ci porterò a fare male. Allora.
spade di Ricchino. Vabbè, scomorta, se anche preferire. Good. 39. Questo è il suo grande piano, grande schermo, grande il piano, quello di mangiare la gente. Chi lo sa, quello che ha pianificato con Terra, Cloud e cosa. In effetti non abbiamo mai visto i veri endgame da Ada. Non abbiamo mai visto i veri endgame da Ada. Gatekeeper, il guardiano. Qui presumo ci sia il Cerbero. Sai che l'ha detto proprio nel momento in cui stavo affrontando il Cerbero? Modo. Curioso di vedere come muoiono male. Morendo.
Comunque, dopo alla fine, volevo vedere se di una cosa pensi la stessa cosa che penso io. Ok, dimmi quando è poi. No, no, proprio alla fine. Ok. Alla fine di tutto, quindi. Sì. Proprio parte della... dell'ultima cutscene.
Che probabilmente conosco su Final 4. Quindi vuol dire che se Sora non è lì, cosa che non è, vuol dire che è ancora da qualche parte, solo che non c'è. Beh, Sora è a Quadratum, che non dovrebbe stare nello stesso multiverso, praticamente. Non siamo sullo stesso piano. Please come back in Kingdom Hearts 4. Probabilmente ci ritorneranno. Probabilmente li rivedremo in Kingdom Hearts 4 questi. Magari non tutti. Mi piace. Ne voglio una. Voglio un urd. Vieni pure, siamo sul nostro server, il canale live stream. Prego, prego, vengi, vengi. Buonasera. Buonasera. Mike, te che non sei blind, che cosa ne hai pensato? Molto interessante. Vero? Sì. La cosa del quiz di coda. Secondo me è quello. Secondo me la cosa del quiz di coda si riferisce a una cosa molto specifica. Che dirò una volta che ci arriva Andre. Io ti dico solo che mentre lo guardavo con Teo. E ogni volta che stavo dicendo ieri. Ogni volta che gli piace un personaggio, azzecca chi è. Guarda, io per un po' ho creduto fosse un altro. Io non avevo idee finché non ha iniziato a far uscire quei dialoghi. Chi intendevate con tu? Chi è che li ha portati qui? Succede?
Io comunque ho fatto la mia scommessa, secondo me Lushu e Master Odin. Master Odin dici? Boh, vediamo. Adesso mi sono rivisto il finale tipo 5 volte ieri. Io voglio rivedermi la cutscene dopo il titolo di coda prima che finisca. Esatto. Dico solo, Andre, stai molto attento ai dialoghi. È uno di quei momenti mind blowing, non ti dico altro. Quanto mi fa cagare l'armatura di Xehanort. Mamma mia, mi ricorda troppo Xemnas, un fastidio. Ma c'è roba che ricorda anche Kingdom Hearts 4, dito. La voglia. Ok, già sta cosa dell'Underworld, che comunque si può parlare con i morti di tutto, di tutto l'universo, apparentemente. 40. Non penso anche con Sora, visto che si stava su un altro pianeta. No, Sora no, perché appunto su un altro piano dimensionale. Sì, appunto. No, guarda che belli. Comunque qua ti spiegano veramente l'importanza degli abiti dell'organizzazione. Cioè, guarda come sono nella merda con 5 minuti dentro. E con le armature, addirittura. Con le armature, esatto. Ti viene detto che l'armatura dà meno protezione, anche se ha un design più figo. Questa è la... Sono questo Urdea. È proprio un corridoio oscuro. Sì, sì, è uno di quei corridoi che ci hanno messo in testa la Kingdom Hearts 1. Non ce l'avevano fatti vedere, effettivamente, ora che ci penso. Questa è la prima volta che si vede. Guarda te. Ah, effettivamente... Sì, così. Ci sono rimasto di merda anch'io. Pensandoci. Sora, Paperino e Bimbo ci passano in un corridoio oscuro nel 2. Sì, anche Pluto, se per quello. Anche Topolino, non lo so. Magari è che è tanto lungo il corridoio, cioè magari se proprio aspetta. Ma Topolino aveva le abiti dell'organizzazione quando c'è passato. Esatto. Kai era una principessa del cuore, quindi... ma quando è arrivato a Coso? Quando è arrivato al mondo che non esiste, era vestito di rosso. Bello. Vabbè, in ogni caso mi ricorda qualcosa. Quindi, cazzo hanno fatto loro? Posso capire... appunto Kairi, che è una principessa del cuore nella oscurità. Boh, Sora ha il prescelto, evidentemente. Solo per quello. Redcon. Effetto prossimità con Sora. No, diciamo che questa cosa di Dark Road mi è piaciuta molto, perché ti fa capire l'importanza dei corridoi e quanto male fanno. Cioè, gli hanno disintegrato il corpo in un attimo. Ma... se ti ricordi, dopo vedi che c'è qualcosa in più. Che intendi? Guarda Vanitas come si caga sotto di Dishonored. Sì, ricordati le cose delle ultime quest. In caso, ridimmelo dopo, Mike, perché non ho idea. Se guardi adesso i dialoghi ti metti a ridere, cazzo. Cioè, per una cosa, non per altro. Solito. Quindi è confermato che sono diventati la sottoscurità. Sì. Quindi due sono rimaste fuori. Una è Vanitas, o quella che è dentro Ventus. E cos'è Vanitas? Appunto, però... Beh, aspetta, leggi bene il dialogo qua, lo spiega. No, te sembra un po' di... Ok, non ha niente a che fare con... Sei sicuro? Così. È ovvio che lo nega, perché se è veramente oscurità si caga sotto.
ipoteticamente. Io sto iniziando a capire che la cosa che quando cambiano i capelli è perché sei più vicino a una persona. Come è successo con Riku di Kingdom Hearts 3, che hanno cambiato il design dopo il tornado degli Heartless, che è diventato capelli corti perché è più vicino al Riku replica, tipo una fusione. No. E guarda, ha fatto la stessa cosa a Ventus, dopo che si è unito con Vanita si sono venuti i capelli a punta. Ultimo episodio. Ok, ma quindi Xenart va visto di Ventus perché appunto lui era il... Era il player di... Era il player di cosa? Di un cross. Sì. Io giuro che se adesso dicono I heard about this new game... Comunque, io ho finito la storia a tipo livello 36. Non conosco il gioco, quindi non saprei dire se è alto o basso. È basso. Il nemico finale è a livello 80. Sì, vabbè, a parte che spammi un sacco di magie, quindi. Ma oltre quello ho usato le cose per resuscitare. Sai cosa ti metterà hype più di Kingdom Hearts 4? Missing Link, Bombos, ti dico solo questo. Sì. Ma proprio tanto, Certo, ne prendi solo una, come no? Sì, a proposito di Missing Link, dovrebbe essere uscita tipo un'intervista di Nomura, adesso come è uscita la cosa. Beh, è uscito un Q&A, specie esatto. Per di Dark Road. Ma tu sei riuscito a trovarlo tradotto? Perché io l'ho visto solo in giapponese. Avevo trovato qualche cosa in inglese, però non tutto, purtroppo. Vabbè, non sono molte, sono 13 domande. È una che volevo assolutamente sentire. Per avere la conferma di una cosa. So che la 4 e la 10 dovrebbero avere a che fare con Missing Link. Ah, tra l'altro, guarda qua cosa dice Xert, io non... Non è un int che vuole darci. Ecco, appunto. Una quattordicesima. Quattordicesima per fare il mondo. Oh no, quindi c'è un altro Xenart. Oh no. Cercando, ma che magari trovo qualcosa. E poi ha fatto anche un'illustrazione di Zero. Beh, bella, bella quella. Che tra l'altro nasconde un piccolo segreto. Lo so. Tanto per cambiare. Lo so. Dopo la voglio vedere. Ah, l'ho trovato, Mike. 2 giorni fa, se non sbaglio. Dove? Te lo passo. Il Q&A? Sì. Ok. Ah, cazzo, aspetta, devo cercare. Perché tipo quello che ho visto io ce l'avevo in giapponese. No, suppongo sia questo perché è l'ultimo e c'è davanti Xenor, quindi è l'ultimo. Sì. Lo mando su Discord perché non ho il vostro okay. Nome. Ultimo episodio. The Final Countdown. Thank you.
Eccolo. Ok. Io lo voglio leggere dopo. Oh, sono contento comunque che ci hanno presentato nuovi personaggi, era ora. E anche se sono durati poco. Quello è vero, però c'è sempre il modo di salvarli. Solo si porta tutti via da quadrato. Si porta l'esercito via da quadrato. Tutti tranne lui. Oh no, anche se stesso. Oddio, questo momento qua c'era da segarsi. Teo ha piantato uno di quegli urli suoi soliti nel suo timpano. Chissà come mai riesco a immaginarmelo. Eh già. Val dirmi. Era qua bombo. Questo può avere tante teorie tecnicamente, eh. È il suo originale o lo può prendere solo perché è degno? Beh, gli era stato detto di tramandare di generazione in generazione. Quindi non penso fosse originale. Penso che gli sia stato solo tramandato. Sì, no, infatti neanch'io. Cioè, non lo può spoilerare così. Invece te ieri subito ha urlato: è il mom confermato? Magari. Certo. Però è la prima volta, eh. Prima volta che qualcun altro impugna quel Kibli. Xehanort? No, quello con l'occhio scrutatore. Non è quello. Quello originale, non l'aveva impugnato. Non è lo stesso quello che ha Xehanort. Non è quello del mob, è tipo... Aspetta, perché sono due differenti. Sì, è per forza questo. Non lo leggo. Quello che ha Xehanort. Ah sì, no, io mi confondevo con Young Xehanort, che è l'altro. The Gazing Eye. Ah, l'occhio per scrutare. Io odio veramente tanto Eracus. No, povero. No, ti giuro, sono diventato un simp di Xehanort per Dark Road. Guarda che è tornato. Perché fa... E dov'è il coso forte? Fa tipo le mie scelte. Mi sei cattivo. No, assolutamente no, anzi. È una battuta. Per certi casi vedo più cattivo Eracus. Cioè, sono troppo razzisti per la luce alcuni. Ma perché fa vedere l'altra faccia della medaglia? Sì, però... E poi ci sta, perché... Cioè, visto cosa fa l'oscurità, ci sta che stiano solo dalla parte della luce. Però se poi torna ai tempi nostri con Sora e gli altri... Capisci che non è sbagliato. Perché Dark Lord vuol far vedere che l'oscurità è proprio cattiva. Invece non è per forza così. Una cosa ti fa fare la luce. Menare i tuoi compagni. Minchia, livello 70. Aspetta. Ah.
Mica mille... Xehanort è rasato. Però prende schiaffi, eh. Ecco cosa significava la cosa. Xehanort vecchio è rasato. Perché lo dice, è segno della mia devozione, quindi anch'io ho pensato che si fosse rasato lui. Come ci siete rimasti quando ho alzato il macigno grosso quanto lei? Io ho detto, ma perché hai portato via il Kibet allora? Cioè, io veramente non parole. È vero che avevano detto che era tecnicamente la più capace in quantità, in quanto magia. Però... attenzione. C'è anche una forza della Madonna quella ragazzina. Sette. Leggiti la 5. Ma dobbiamo, dobbiamo essere sicuri che siano affidabili, per quanto siano di Nomura. Ah, lo so, lo so. Ma io l'ho capito senza le domande, l'ho capito col finale. Perché se stai attento a cosa dice, sono... ci arrivi. Non c'era arrivato. Io adesso ci arriva Bombus. Infatti quando finisce voglio parlarne un attimo di questo argomento. Aia, la 5, torre. 10 minuti che ci mettiamo un attimo. Ti prego, Vicky, dimmi che c'è Edge of Resistance quando combatti Ascalad Kylum. Non me ne ricordo le canzoni io. Vabbè, quella che fa... quella che c'è il Remind quando sei a scala e combatti. Comunque, per dire, quei tre sono il boss da 30, che mi dà 30.000. Sì, ho visto, e fanno male. Bella, e affronti come una singola unità. Una sorta di mossa alla Roxas, quella delle spade di Sancta. Non so se l'ha riciclata o c'è sempre stata. È un attacco di luce, semplicemente. Quella che ha già visto in passato. Cioè, se l'ha già visto. Day one. Cosa? Sì, qua sono rimasto anche un po' così. Qualcuna sta gli vicino, un amico no, eh. Appena ha perso Sassonella, erano separati, se ne erano andati, non c'è nessuno. Sempre più macabro comunque tra Union e Dark Road. Guarda l'oscurità dietro di lui che cresce. Però l'ombra diventa più grande. Interesting. Tu mi hai piaciuto tanto il rapporto che avevano Marluscia e Strelizia. Decidi di fare il bisqua. Facciamo sparire le sorelle. Quindi questa è una delle... Sì, nomi non me li ricorderò mai. Ho avuto tantissimo tempo per ricordarmi di Ava e gli altri, figurati a ricordarsi questi. Sì, che tra l'altro, vabbè, non ho parlato.
Io vedo queste scene e più dico, ma come cazzo farà Sora con 4 oscurità a quadrato? Dici quelle dei Master? Sì. Che c'è, Mario? Niente, mi stavo spingendo la sopra. Aia. Poi vi spiegate perché tra i Keyblade Wielder c'è un ninja. Minchia di motivo c'era di metterlo, che è un'era ancora più antica di, dei ninja e di tutto il resto. No. È l'era delle fiabe, prima dell'era delle fiabe. Beh, in teoria questo è ambientato una settantina anni prima di quello attuale. E il tempo in ogni mondo scorre in modo diverso, quindi... però sono le ere antiche queste. Non avere una tecnologia neanche troppo avanzata. Che cazzo? Oddio! È fighissimo sto Atlas! Ma per dire... tipo... Biancaneve... è comunque ambientato... massimo... inizi Novecento. Però è l'unico. Cioè, è proprio come se fosse speciale. In teoria è già qualcosa di un pochino più avanzato. In ninja parliamo di tempi molto indietro, tipo medioevo. Cioè, mai che uno sopravviva, eh? Mai, mai. Mai. E io dico, è morta Urd, devono morire anche tutti gli altri. Sì, in realtà sono d'accordo, Urd non doveva morire. Esatto, giustizia per Urd. C'ha proprio la faccia lei, cioè c'ha proprio la viglia messa in faccia apposta. Sì. Geniale. Ne voglio una. Da notare che lei il cuore è rosa, non è bianco. Quindi forse lei non è andata nel mondo finale. Dovresti essere vicino alla fine, Andrea. Sì, ti mancheranno... mancava mezz'oretta di filmato. Sì, così tanto. Sono 7 minuti l'epilogo segreto, tra virgolette. Aspetta un attimo. Io sono la chiave per voi. Penso di non essere perso niente, vero? Ah, ok. 13 luci devono essere. Aperto, mai. Incazzare come ci prende per il culo pure con le battute ai personaggi. Oh, devo spiegarvi proprio tutto. Sì, sì. Sì, Nomura, devi. Devi. Non è mai abbastanza quello si spieghi, quindi continua. Facci esatto. Più... anche facci perché più... molta gente, anche se glielo spieghi bene, riesce a prendere fischi per fiaschi. Quindi... pure prende le parti che gli interessano e sminchia il resto. Checkmate.
Forse è un test fighissimo. Sì, ho provato ad associarla a qualcosa, ma non mi viene in mente nient'altro. Mi ricorda solo un po' quelli del 2 della porta all'inizio del Castello della Bestia. E un po' la faccia di... un po' la faccia di Inferno Nero e basta. Non so associarla ad altro. Nuovo. Cosa di nuovo. Mi ricordo però un po' Guardian. L'hai già letto tutte le 13 domande, Mike? Come? L'hai già letto tutte? Che cosa? Le domande. Quasi sì. Una cosa molto alla Freezer. Ammazzo tutti quelli che ti piacciono e poi voglio pietà. Freza! Questa roba della True Darkness comunque secondo me farà triggerare Sabaku. Probabile. Già lo sapeva che c'erano quelle oscurità diverse perché ha visto Union, però cioè, hai ipotizzato anche per ridere fa, allora dovremmo trovare le vere luci. E prima con Odino e Hermod che stavano parlando, no, i Vidar e Odino che stavano parlando, ha menzionato le vere luci, ci voglio credere. Grazie. Giustamente gli ha detto sei sensibile quanto gli altri, quanto il cuore degli altri, come anche te Xehanort, perché si riferisce al player che era molto sensibile per i suoi compagni. Comunque Andre, mi sa che sei mutato. Ok. Dicevo, ma questa è una cosa tipo Vanitas. E dici che è nato dall'oscurità? Che è nato dalle emozioni negative. Secondo me no, secondo me è proprio una delle oscurità. Quindi ce lo sta prendendo in giro. Perché l'ha anche fatto vedere l'oscurità prima che entrava in lui. Mi sembra un po' troppo... Tecnica Eracus.
Quindi lei è tipo Perry. Perché dici così? Che dice che quando sta con lei. Vabbè, magari è un metaforico. Sì, non penso sia pura luce. No, penso esatto, sia solo metaforico. Sono è quel tipo di personaggio che ti fa non cadrebbe mai alla darkness nonostante tutto. Preferirebbe tipo morire piuttosto che cadere alla darkness. Attenzione. Heracus. Odin. Quindi è da lui che ha preso questa cosa delle catene. Spirito è davvero forte comunque sua sorella. Non lo so, perché così sarebbe sconfitta l'oscurità, a meno che non è più forte, boh. Era dentro un corpo, è stata sconfitta. Ma in teoria non è quella pura. Tu dici che non è una delle uniche? Delle vere? No, almeno, secondo me l'avrebbe detto se lo fosse. Ma sa che ha proprio detto di non esserlo, Zenot ha proprio detto di non esserlo. Ma non lo sbandiera in giro a tutti perché sa che le temono e poi cercano di distruggerli in qualche modo. Ma sa che anche sapeva anche che Xehanort non farebbe così. Xehanort comunque non è il personaggio che le temerebbe così. Boh, se non ha senso la cosa che ha detto lui stesso di essere la sua oscurità. La sua e tutti quelli che erano amici. Comunque, Seth, se te lo vuoi giocare è divertente come gioco, devi grindare un po'. Ma spero che non chiuderanno i server, quello che mi dà fastidio. No, ormai è offline. No, chiudere, è offline. Non è come Union? No, non è offline. Potrei cominciarlo, magari mi riesco a reperire qualche nozione che ho perso. Anche se l'inizio di Dark Road è, cioè, abbastanza semplice. Queste sono nozioni importanti, però questo finale qua sono nozioni importanti che ti puoi perdere, ma all'inizio no.
Sì, però ti stavo dicendo, come gameplay è abbastanza divertente, secondo me. Migliore rispetto a quello di Union Cross. Speriamo che Missing Link sia ancora meglio. Speriamo, sì. Io lo voglio per Switch, non posso vederci che una cosa così gira per telefono. No, no, secondo me gira. Ormai il telefono è più potente di una Switch. No, no, non dico che non è potente, però mi dà proprio fastidio. Per Switch era perfetto. Ma solo per Switch mi sarei lamentato io. No, Switch fai anche qualcos'altro. È una cosa che vedrei bene su Game Boy, rendi conto. Magari non di grafica, perché... Perché comunque un telefono ce l'hanno tutti. Non dirmi che sono le Destiny Islands. Che cosa? Il mondo in cui vuole andare Master Odin. Non mi pare venga specificato. Ma lui ha detto che voleva solamente insegnargli e poi stare in un posto per riposarsi. No, non lo dice. Che adesso c'è il dialogo finale e quello veramente molto importante da speculare. Oh, la scena di adesso me la sono appena ricordata. Chi sei tu? Sono qua. Il master. Din din din. No, non è il master. È l'altro. No, no. Qui a leggere i dialoghi l'ho detto a Teo, perché ovviamente io dovevo leggere tutti io. Mega urlo di Teo e fa... Non è possibile che tutti i miei personaggi che mi piacciono siano lui. E gli ho detto, beh, un po' c'hai ragione. Thank you.
Niente ragazzi, c'è una cosa che ferma i guardiani di Keyblade, è prendergli la lama o prendergli il braccio. Oh. Eh sì. Prende Sora. Sora è talmente chiaro che la fa scomparire. Che cazzo ho detto? Miche, che cosa avevo detto? Draghi, minchia. Quel bastardo, mio. Bastardo. Aspetta, tranne Sora. Sora ce la fa anche se gli prendi la lama. Sora dice fanculo, la smaterializza e la rimaterializza. Vero, cosa che dovrebbero fare tutti. Ma Sora è speciale. No, lo sanno fare tutti, è solo che si dimenticano. Appunto, Sora è speciale. Sora è speciale nel senso che non è... che sembra stupido ma non lo è. Vabbè, Baldur, allora dillo che vuoi prendere un cazzo gigante. Non è il prescelto, Lucio? Quando lo troverai il tuo prescelto? Ma il prescelto per diventare uno dei uno delle oscurità? Secondo me stavolta ha cambiato il corpo solo perché era molto vicino a Xehanort, non c'è un'altra spiegazione. Perché Braki non aveva niente. Ma io me lo... Perché Lucio sceglie un corpo quando gli fa comodo, sia per Era in Era, oppure perché è tipo intelligente come Brain, no? Che è geniale, cioè... Braki invece non aveva niente, però non era sospettoso per un cazzo, ed era vicino a Xehanort. Secondo me l'ha preso solo per quello. Ci sta. I titoli di cosa si possono saltare? Cosa, Andre? I titoli di cosa si possono saltare? Mi pare di sì. Quindi questa è effettivamente la prima volta che vediamo Lucio usare un keyblade di combattimento. E non ha interferito perché non ha combattuto. Semplicemente ha detto, no, non c'ho di combattere, fa quello che devi fare, va. Ma uccidimi pure, tanto cambio carcassa. No. Eccolo. Però non mi va ancora di cambiare carcassa. Ma chi è questo vecchio che si vede? Ecco, questo è molto bello. Qui c'è da speculare. Adesso io e Mike lo sappiamo già, però adesso voglio sentire le tue opinioni, Andre. Io non c'ero arrivato finché non ho letto il Q&A. Io solo dai dialoghi, voglio vedere se arriva anche Bombus. 9 anni prima. Guarda che bello Xehanort. Bis 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 non. Anche io voglio vederla, voglio sapere chi cazzo è. Sì, infatti. Missing Link ce lo dirà. Esatto. Ephemer. Brain. Lauriam. Beratus. Skuld. Cosa?
Già qua Mike avevo le mie idee, ma dopo capito al volo. Nelle mie due vite. Cosa? Piava! No! Ma vai avanti, Andrea, vai avanti. No. Praticamente Zerto mi ha ricordato tutto quello che gli è successo a Destiny Island. Sì, semplicemente non l'avevano mai fatto vedere. Certo, non era una cosa così poco importante da trascurare, però ovviamente Nomura ci tiene sempre sulle spine. Hai letto, Andre? Veniva dall'isola del destino. Ma il bambino del destino viene da... Chi connetterà i suoi cuori perché finché diventeranno uno solo. Chi ti viene in mente? Ma viene da pensare a coso? A Disa, Ansem the Wise. Però possibile. Beh, te la faccio un po'. Aspetta, non ci voglio arrivare. Aspetta. No, senza che te lo dico. Semplicemente ha detto: il suo cuore collegherà molti altri finché non ne diventerà uno solo. Una metafora per dire collegati tutti a lui. Quanto sarebbe bello se facessero, se rifacessero Union Cross e Dark Road su console. Sì, però ora ce ne devono avere solo in testa Kingdom Hearts 4, al massimo lo possono fare dopo. Sì, voglio ordine Ultra HD. Volta a metterci Friends in My Heart, però mi hanno rotto i coglioni sta host, mi fa commuovere sempre. Howard, quando erano vivi. I believe will become Light's Master. Attraverso le tue vene. Ma quindi era il giocatore. Blep. Non penso che questa cosa accada sotto gli occhi di Xehanort. Penso che in realtà sia una metafora per dire ha finito. Che sennò cazzo un povero vecchio che muore. No, per il... Beh, in teoria gli è capitato. Sto cazzo di titolo non ha più senso. Basta. Allora, voglio capire chi. Ma quindi è il giocatore di Union Cross che si è reincarnato? In chi dici? In questa persona che era con Xehanort. Nel vecchio? Sì. Però il problema è un altro. Che io infatti volevo speculare con voi. Lui dice due vite passate. Però se il player tecnicamente fa parte anche di Xehanort, perché se no Xehanort come fa a ricordare i ricordi del player? Per quella cosa del cuore. Sì, perché dice per la connessione del cuore. No, capisce il cuore degli altri, ma Xehanort li sente. No, cuore. Riesce proprio. Si sa che Xehanort è come Sora. Anche Sora in Birthday Sleep, anche Sora in Birthday Sleep si vede che riesce a percepire il cuore di Ventus anche se lontanissimo.
Ok, lì magari okay. Perché era collegato quando lui è nato. Ma lì lo capisce, perché, vabbè, uno è Sora e due perché è collegato agli amici, quindi sente più ricordi. Ma Xehanort dice proprio che sono ricordi suoi. No, questa no, sono sogni, non ricordi. Li vede come sogni. Sono ma sogni... all'inizio di Dark Road ne parla come se, cioè appunto vuole ritrovarli, no? A me sembra strano che li veda, cioè appartengono quasi più a lui del player in quel momento. Secondo me perché semplicemente è rimasto così attaccato a questa persona che sono praticamente in simbiosi. Sì, giustamente come il vecchio gli ha detto, fa, io ho condiviso molti ricordi con te. Però boh. Beh, si sa che i ricordi sono fortemente legati al cuore, quindi giustamente. Però una cosa infatti che voglio dirvi è che l'ho detto anche a te, cioè, allora il discorso del player che a fine Union scompare non era reincarnarsi, ma era fargli da mentore. Perché è l'unica cosa sensata. Lui vede se stesso che prende le braccia dalla madre di Xehanort. Perché in effetti è vero, se si riguarda la scena mi sa che non c'è solo Xehanort. C'è anche il vecchietto. No, c'è anche il vecchietto. C'è anche il vecchietto in ogni scena. Non c'è una scena di Xehanort quando c'è coso. Quindi non eravamo Xehanort tutto il tempo. Già. Capito quanto ci trollano Mura? Secondo me l'ha fatto apposta per il meme, minchia. L'ha fatto tipo, ma facciamogli pensare che eravamo tutti Xehanort sin dall'inizio. Sì, così sono ancora più incazzati. No, poi ma dice, perché alla fine... No, ragazzi, alla fine non siete Xehanort, e allora siamo ancora più incazzati, perché ci prende per il culo. Ma alla fine ha il suo senso, nel senso... Comunque, com'è che lo fai altrimenti? Mostri solo il vecchietto? E dici, chi cazzo è questo? No, poteva far vedere solamente la madre di Xehanort che scappava col bambino. Ok, comunque io stacco la live in frattempo. Ma il punto è esattamente il contrario. Se avesse fatto vedere solo la madre e Xehanort bambino, ci sarebbe non pensato avrebbe avuto che senso perché non. Esatto, sarebbe stato. Sarebbe pensato ancora di più. E questo sarebbe diventato un buco di trama qui. La cosa del la cosa del fatto che sia il player sia il vecchio. Comunque, raga, perché il vecchio l'abbiamo visto inizio Dark Road. Raga, stacco un attimo la live perché non so Discord sul telefono. All'inizio Dark Road è Ansem. Ah, scusa, Ansem, mi sono dimenticato. Va bene, Ah, okay. Sì, aspetta. Un'ultima cosa che voglio che sia detta durante la live. Ma quindi, a sto punto, il Child of Destiny è Sora. Sì, e infatti volevo che arrivasse Andre per quello. No, ma... Sì, ma chiaramente Sora, ragazzi del destino, nata Destiny Line, che collega tutti i cuori, per forza, Sora, a meno che non Mura... È perché all'inizio il vecchio chiamava Xehanort, il figlio del destino. Sì, ma perché lui pensava che Xehanort fosse veramente lui, ma evidentemente si è sbagliato. Comunque, okay, plot twist finale, se alla fine Sora e Xehanort sono fratelli. It was... Ah, quindi sono tutti Xehanort alla fine, tutti quanti. No, tu non hai capito, ho già letto i meme dell'ultima parte sotto da Everglow e fa... 2021, tutti i player sono Xehanort. 2022, tutti i player sono il cappucciato. Il vecchio incappucciato. Comunque. Gesù Cristo. Chiudiamo qui. Grazie mille a tutti e tutte per essere passati. E noi ci sentiamo alla prossima. Ciao. Proprio una.